D'amore si muore. D'amore si muore. D'amore si muore. Di speranza si vive. Di speranza si vive. Di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Nella vita siamo tutti un po' ciechi. Arrivano momenti in cui non vedi più chiaro. Ti eri messo su una strada, avevi investito tutto quel che eri e di colpo non riesci più a capire dove sei finito. Sembrava tutto filasse liscio e di colpo il tuo legame d'amore è finito. Riprendi con la memoria tutto il tuo passato, ti sembra di essere sempre stato corretto, ma non ti accorgi di come lentamente avevi chiuso gli occhi e li avevi concentrati tutti sullo specchio a guardare te, a vivere in funzione di te, a mettere al centro te. Vedevi l'altra persona che viveva con te, ma l'avevi fatta diventare la tua proiezione, la tua controfigura. Lo si dice anche popolarmente, avevi occhi soltanto per te. Si può anche essere ciechi, perché non vogliamo vedere le sofferenze degli altri o perché abbiamo gli occhi iniettati di vendetta, di ritorsione, di dispetto. Per queste cecità non c'è collirio che tenga. Ti puoi anche fare operare le cataratte, ma non ci vedrai mai. Il Signore un giorno passa per un villaggio, sta tornando a casa, si deve essere diffusa la voce del suo imminente ritorno e due ciechi ne avvertono la presenza. Non ci vedono, ma i loro sensi sviluppatissimi e soprattutto la loro certezza, la loro fiducia e tenacia li lanciano all'inseguimento di Gesù. Inciampano, sbattono contro tutto quello che li separa da Gesù, ma non possono lasciarselo scappare. Non ce la facciamo più a rimanere nel buio. Non può essere sempre così spenta la nostra luce e gridano, abbi pietà di noi. Ti chiediamo di ridare ai nostri occhi la capacità di vedere, perché le cose assumano i loro contorni veri, perché il mondo che ci sta attorno non sia fatto di corpi in cui inciampare, ma di meraviglie da contemplare. E Gesù, ma voi credete che io abbia questo potere? Siete sicuri che la vostra vista abbia da me una possibilità di riaccendersi? Vi fidate di me? Non avevano che lui. Che cosa gli potevano rispondere se non un sì, un amen, una ulteriore supplica? E Gesù toccò quegli occhi, ridiede la vista, proprio tutta quanta ne desideravano, ne imploravano ed erano sicuri di ottenere con la loro fede. Abbiamo anche noi una vista da chiedere. Vogliamo vedere noi stessi, gli altri, il mondo con occhi diversi. Vorremmo vedere oltre le immagini virtuali che ci incantano, vedere la realtà, le persone con i loro sguardi. Vogliamo poterci guardare negli occhi senza occhiali, senza difenderci e senza nasconderci. Gesù è ancora la nostra unica speranza, ma dove la trovo? Avete ascoltato? D'amore si muore. D'amore si muore. Di speranza si vive. Di speranza si vive. Di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Se volete riascoltare questa trasmissione, www.ondalibera.it.